Amici di Mascherucci ad hoc, benvenuti in questo spazio in cui vogliamo trattare argomenti di interesse pubblico. Oggi vorremmo trattare un tema molto sentito un po' da tutti, soprattutto tra gli abitanti di Mascherucci, e adesso capirete il perché. Oggi vorremmo trattare l'argomento cani. L'approccio con un cane, l'adozione di un cane e tutto il mondo che gira intorno ai nostri amici cani. Però per fare questo, capire bene che ci vuole l'ausilio di un professionista e noi ci siamo avvalsi dell'aiuto della nostra amica Paola Cannizzaro, che è un educatore cinofilo con approccio cognitivo zooantropologico. Benvenuta Paola, innanzitutto ti Grazie. ringrazio per l'invito di Mascherucci ad hoc, ben trovata, e subito ti vorrei chiedere in che cosa consiste il tuo lavoro. Allora, sostanzialmente il mio lavoro non si focalizza solo sul cane, ma su quella che è la relazione che noi abbiamo con i cani. Quindi su tutto quello che è il sistema famiglia, il contesto in cui vive il cane, le dinamiche, no, che ci sono all'interno di una famiglia. Parte del mio lavoro consiste anche nello scardinare, no, quelli che sono tanti pregiudizi che ci sono attorno al cane. Poi, insomma, la nostra specie è portata, no, ad avere pregiudizi un po' su tutto e la questione cane non si esime da questo. Quindi è proprio un lavoro di educazione, di consapevolezza di cosa significa vivere con un cane. Anche perché comunque abbiamo deciso milioni di anni fa, molti anni fa, comunque di dividere la nostra vita con i cani. Le teorie su quello che è l'addomesticamento sono tante, però sicuramente senza ombra di dubbio il cane ha aiutato, no? L'essere umano in quella che è proprio stata l'evoluzione, è stata una coevoluzione quella tra uomo e cane. Ci sono tantissimi studi comunque che lo dimostrano e quindi il mio lavoro sostanzialmente consiste in questo. È stata chiarissima, cara Paola. Io ti vorrei chiedere che cosa comporta l'adozione, di un cane in famiglia, l'arrivo proprio di un cane in famiglia. Allora, innanzitutto dobbiamo porci delle domande, no? Quando decidiamo di dividere la nostra vita con un cane. E quindi proprio scardinare quelli che sono i pregiudizi che noi abbiamo, no? Sul cane, è una questione culturale. Quando ci balena in testa l'idea di prendere un cane, dobbiamo chiederci perché voglio un cane. Purtroppo spesso sono decisioni che vengono prese comunque d'impeto, no? Senza effettivamente informarsi su cosa significa vivere con un cane, senza conoscere la specie cane e poi la declinazione delle varie razze che comunque hanno esigenze diverse. Il cane è un animale sociale, il cane ha dei sentimenti, ha delle emozioni, ha dei desideri, ok? Quindi prima dobbiamo cercare di capire se siamo in grado, no, di affrontare e di soddisfare questi desideri per i prossimi 12-15 anni, se tutto va bene. È una scelta che deve essere consapevole e responsabile, perché comunque vivere con un cane comporta tante responsabilità, tante gioie, tantissime, se si vive bene e si decide di vivere il cane nella propria vita, quindi non relegato in giardino, no? Perché non è un nano da giardino e non è neanche un sistema di videosorveglianza il cane. Il cane, appunto, essendo proprio un animale sociale con una altissima socialità, non può essere recluso da quella che è la nostra quotidianità. Questa è una cosa importantissima. Quindi decidere di prendere un cane comporta davvero tante domande, dobbiamo risponderci onestamente, non solo per fini estetici o perché va di moda avere il cane. È una responsabilità. Grazie Pami, mi viene chiamati Pami perché ti conosco da tanto tempo. Ascolta, c'è un argomento molto sentito. Molte famiglie lamentano il fatto che quando vanno fuori il loro cane tira al guinzaglio.
tira il guinzaglio, li tira. Cosa si può fare in merito per risolvere questo problema? Dipende. Ogni cane è un soggetto unico e ripetibile come noi. Quindi quelle che sono le problematiche comuni, che sono una di queste appunto è il tirare al guinzaglio, è diciamo il sintomo, non la malattia, per intenderci. Nel senso che i motivi per cui un cane tira il guinzaglio possono essere tantissimi. Può essere un fattore ambientale, la qualità e la quantità delle passeggiate che noi proponiamo al nostro cane, no? Perché spesso noi portiamo il cane solo per fare i propri bisogni, magari non gli permettiamo neanche di annusare per terra, stiamo lì al telefono e facciamo altre cose. La passeggiata è del cane, è comunque un momento in cui il cane, soprattutto per cani che comunque hanno poca possibilità di viversi in un ambiente, diciamo, più naturale, è un momento di gioia. Spesso molte persone non gliela fanno vivere in maniera corretta. Gli strumenti per la passeggiata possono venirci incontro e comunque sono strumenti, quindi non risolvono il problema, possono aiutarci in quella che è, insomma, la gestione del cane, ma non sono la soluzione. Quindi non c'è una risposta definitiva sul perché il cane tira il guinzaglio. Realmente i motivi possono essere diversi e ogni situazione va analizzata in modo specifico. Senti Paola, volevo chiederti anche, chi ha un cane in casa e vorrebbe adottarne altri, che cosa può fare per evitare che la convivenza magari diventi difficile? Allora, anche qui il discorso è molto vasto. Innanzitutto dobbiamo capire se il nostro cane ha piacere di stare con gli altri cani. Spesso, soprattutto quando si prendono cani cuccioli, una delle prime cose che viene detta comunque ai proprietari è quella di non far uscire il cucciolo e di non farlo interagire con altri cani finché non ha completato il ciclo vaccinale. Che è corretto da un punto di vista sanitario, ma ovviamente da un punto di vista di esperienza e quindi di apprendimento è sbagliato, perché comunque ci sono delle fasi evolutive nel cane che sono molto brevi e in questo lasso di tempo ci sono delle cose, delle esperienze che il cucciolo deve fare. Un cucciolo che non ha mai, o un cane comunque che non ha mai socializzato con gli altri cani e quindi non sa spesso neanche come si comunica fra di loro, tendenzialmente potrebbe avere dei problemi con gli altri cani. Quindi tutto nasce sempre dal conoscere il proprio cane. Se io ho fatto un buon lavoro quando il cane è stato un cucciolo, comunque se il mio cane è propenso e contento di stare con gli altri cani, posso sempre, io consiglio con l'aiuto di un professionista, provare insomma ad inserire un altro soggetto. E lì è importantissimo l'ausilio di un professionista, perché spesso i proprietari sono troppo coinvolti emotivamente, quindi è difficile, no, riuscire a capire quale cane può eventualmente essere inserito per una convivenza che vada a migliorare, non a peggiorare, perché spesso le persone dicono: ho problemi con il mio cane, ne prendo un altro. Spesso si rivela una scelta sbagliatissima, se non ponderata bene. Paola, allora, volevo farti una domanda che mi sta molto a cuore, anche perché è un argomento che spesso sento. Che ruolo ha il cane nella crescita di un bambino? Proprio il rapporto tra il cane e il bambino in una famiglia. Beh, qui anche io è un argomento che mi tocca tanto, uno perché sono mamma e due perché comunque io sono cresciuta con i cani. Allora, io lì su questo argomento cerco di essere, insomma, è un argomento anche questo molto lungo, no? Perché spesso purtroppo siamo attirati da titoli di cronaca, insomma, fuorvianti. Sicuramente comunque crescere con un animale, con un cane nello specifico, è fantastico per un bambino. Però non dobbiamo solo pensare che è il cane che deve essere educato e abituato, no? Si usa sempre questo termine di abituare. Dobbiamo anche educare i nostri figli, no?
all'approccio con i cani. Sicuramente comunque poi insomma le dinamiche sono diverse. Diciamo che è bene che un proprietario, anche se non mi piace tantissimo questo termine, però insomma per ovvi motivi utilizziamo questo, noi dobbiamo tutelare i nostri cani, ok? L'arrivo di un bambino è comunque una novità, se noi abbiamo già un cane adulto che ha vissuto tanto tempo con noi. Quindi dobbiamo anche tutelare il cane da quelle che possono essere delle invasioni. I bambini ovviamente sono rumorosi, si muovono in maniera scoordinata. Questo per un cane, può essere considerato a volte anche una minaccia o comunque può essere fastidioso. Spesso si vedono in rete, comunque o anche al parchetto, situazioni in cui i cani sono, tra virgolette, vittima, no? Dei bambini, nel senso che il cane sta con i bambini e autorizziamo i bambini a fare qualsiasi cosa ai cani. Non va bene. I cani hanno un modo di comunicare diverso dal nostro. Ed è importante che chi decide di prendere un cane, soprattutto chi decide di prendere un cane da dei bambini, impari questa comunicazione e tuteli il cane eventualmente da quelli che possono essere dei comportamenti normali per un bambino, però che per il cane possono risultare un po' insidiosi. Poi, se abbiamo lavorato bene, se abbiamo un cane, i cani sono fantastici, no? Perché capiscono. Sono estremamente resistenti e tolleranti nei nostri confronti, però dobbiamo fare sempre attenzione. Queste sono la regola base, è sempre fare attenzione. Quando abbiamo bambini, non li lasciamo mai da soli con i cani, per quanto possiamo fidarci, no? Perché, ripeto, i bambini sono scoordinati ed è normale, è giusto che sia così, quindi dobbiamo tutelare entrambi. Questa è benissima Paola. Io in conclusione vorrei farti un'ultima domanda, come un consiglio proprio da dare. A chi vuole prendere un cane, cosa consiglieresti? Allora, il primo consiglio è farvi realmente delle domande, rispondervi con sincerità, perché voglio un cane? E poi quello che è il mio consiglio è sempre di andare ad adottare cani, no? Abbiamo tantissimi canili proprio vicino a casa nostra, tantissimi rifugi, purtroppo stracolmi di cani. E anche qui scrogliamoci di dosso dei pregiudizi, no? Perché nei canili non ci sono cani difettosi. Roberto Marchesini, che è il fondatore della scuola dove mi sono formata e sto continuando a formarmi, dice sempre che nei canili è rinchiusa tutta la stupidità umana. Ed è verissimo. Nei canili ci sono delle perle, dei gioielli, dei cani fantastici. Quindi se si vuole realmente dividere la vita con un cane, io consiglio sempre di andare ad adottare e consiglio sempre di rivolgersi comunque a figure professionali che possano accompagnare le persone in una scelta consapevole. Nulla toglie che siamo purtroppo, dico purtroppo perché sono di parte, no? Nel senso che avendo comunque avuto la fortuna di lavorare e fare volontariato all'interno di un canile, per me è inconcepibile che si acquisti un cane, però è nel diritto delle persone ed è una cosa che la legge permette. E quindi se proprio volete acquistare un cane di una determinata razza, innanzitutto informiamoci quella razza perché è stata selezionata, ok? Quindi se io sono in grado poi di soddisfare le esigenze di quel particolare cane. E poi di rivolgersi ad allevatori seri, possibilmente che allevano solo una razza, che non fanno 1 milione di cucciolate l'anno, e ove possibile di seguire tutta la gravidanza, la cucciolata e altro. È chiaro che questo ha un costo. L'unica cosa che io sconsiglio sempre, che per me dovrebbe assolutamente essere vietata, sono le cucciolate casalinghe, no? Quindi quegli acquisti di 100 euro su vattelapesca.it, perché comunque andiamo a fomentare quello che è un traffico che non è proprio bello, perché poi a farne le spese sono sempre cani.
Quindi questo è il mio consiglio, andate nei canili, adottate, fatelo consapevolmente e regalatevi comunque, e regalate a un cane una vita diversa, fuori da un box, assolutamente. Grazie Paola, grazie per le preziose nozioni che ci hai dato oggi. Spero di Grazie. potermi avvalere anche del tuo contributo in altri appuntamenti per toccare magari qualche altro argomento anche più delicato. E ringrazio anche tutti voi, alla prossima Scotia Doc, per la vostra attenzione e vi do appuntamento a un'altra occasione dove poter discutere di altri argomenti importanti per la nostra comunità. Grazie Paola, alla prossima. Grazie, grazie a voi. Ciao. Ciao.